Si è partiti da un contributo di 1 milione d'euro, poi delibera dopo delibera, variazione di bilancio dopo variazione, è stato un'escalation con il voto dell'intero consiglio regionale. I soldi destinati ai gruppi della regione Lazio sono aumentati a dismisura, come il monte premi del Superenalotto quando il 5 più 1 non esce mai. Prima quasi 5,5, poi di 3 in 3 si è arrivati alla cifra finale di 14 milioni di euro. Come raccontano le cronache di questi giorni, un fiume di denaro pubblico speso in molti casi con leggerezza, un caos contabile come lo hanno definito i PM di Roma che indagano sulla vicenda. Ma aumentando i fondi, il Consiglio regionale del Lazio ha dovuto reperire altrove nuove risorse e così ecco i tagli varati negli ultimi mesi sacrificando prestazioni sociali e assistenza. Nel 2010 sono stati eliminati 2.800 posti letto negli ospedali, l'anno successivo è stato aumentato del 15% il costo dei biglietti dei treni regionali, quelli più usati dai pendolari, mentre anche il bollo auto costava il 10% in più. Nel frattempo a fine anno sono stati ridotti di 142 milioni di euro i fondi alle aziende dei trasporti ATAC e Cotral e della metà quelli alla cultura, meno 38 milioni d'euro. Sono stati tagliati molti posti di lavoro agli insegnanti, 245 solo a Roma, incrementando le classi pollaio, mentre sono centinaia di migliaia gli euro che aspettano di vedersi restituire le scuole del Lazio per progetti svolti e mai pagati. Più di tutti stride però quel ticket chiesto ai disabili ricoverati o assistiti nei centri riabilitativi della regione. Ci sarebbero 16 milioni di euro per esonerarli, ma sono bloccati da almeno 2 anni, proprio quelli nei quali intanto alcuni nel PDL si sono dati a champagne, ostriche e feste in maschera.